Eccoci qua di nuovo con un altro mio video. Ormai il mio Facebook sarà soltanto di stare con voi tramite i video e quindi condividere con voi le mie idee, ciò che ho fatto e stare in compagnia con voi è più piacevole, credo e spero. Allora, questa volta vi voglio un po' raccontare di quello che è accaduto nel lontano 2014. Dice, mamma mia, lontano 2014. Ebbene sì. Nel lontano 2014, causato da questo confinamento, quindi il tempo per noi si è fermato, guardarci alle spalle, dice, ma ti ricordi 2014? Sembra un sogno, questo tempo fermati, bloccati. 2014, Firenze, in compagnia degli amici del Vespa Club Piedimonte Matese, il mitico Vespa Club dell'Alto Casertano, che hanno fatto un viaggio tra virgolette avventuroso, perché solo tramite una Vespa. Dice Gianni, stasera parli della Vespa. Se dovessi iniziare a parlare della Vespa, inizio adesso e saremo per 20 anni a parlare, 20-30 anni di Vespa e di tante storie che poi col tempo lì vi posso anche raccontare. Ma quello di adesso vi voglio far vedere questo viaggio che hanno effettuato gli amici del Vespa Club Piedimonte Matese. Io quell'anno ero al seguito con la macchina. Non avevo la Vespa e vi spiegherò in seguito perché. Ero a seguito con una specie di staffetta e non li ho seguiti in tutto il loro viaggio, che è stato un bellissimo viaggio. Sono fermati a Pontedera, sapete, no? Pontedera, andate su Wikipedia e vedete, è il santuario della Vespa. Pisa e poi fino a che io li ho aspettati a Firenze. È un piccolo spezzone che ho trovato, pensate, un piccolo spezzone, ma questo minuto circa, un minuto e qualcosa, per me ha un grande affetto e una grande stima verso il Vespa Club di Piedimonte Matese. Poi c'è un altro di Benevento, di un Vespa Raduno, pensate, il primo Vespa Raduno Strega che è stato fatto in Benevento, l'anno non ricordo, ma forse sulla locandina che andrete a vedere ci sarà scritto, e lì ha partecipato anche il Vespa Club Piedimonte Matese. Sono state fatte riprese più che altro sulla città di Benevento, però c'è una canzoncina sotto rap che ho trovato nella mia discoteca, simpaticissima, che parla di Vespa. Chi la conosce e chi non la conosce? Io non la conoscevo. Ho trovato questa cassetta, pensate, è una cassetta, e c'era questa canzone. Allora vi voglio far ascoltare e farvi vedere allo stesso tempo questi due video. Quello di Firenze e quello di Benevento. Per tutti i vespisti, per tutti gli appassionati di Vespa, un po' di cuore con questi due video da parte mia a voi. Alla prossima! And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you walk by my side and follow? La Vespa, la Vespa, mi fa girare la testa, ho una carenatura, motore da paura, che Vespa, che
sulla Vespa, grano la marcia, e vien che si viaggia. L'estate calda aumentata, chi lo sa ci sta bene, una bella girata, metti in moto la Vespa con una pedalata, parto per Ponte d'Era in questa bella giornata, è passata la storia in vacanze romane, era la dolce vita, una Vespa mondiale, che nei film è presente e non è osservata, quando passa la Vespa la bellezza è immediata, ha un motore che viaggia in salita e discesa, quando ingrani la marcia va da lì che è ripresa. La Vespa, non mi fa girare la testa, una carena dura, motore da paura, che festa, l'estate sulla Vespa, un grano la marcia, e bien che si viaggia. Vada lì che Vespaio, il quartier generale, dove è nata la Vespa a livello mondiale. Mi dirigo in centro e spero di rimorchiare qualche bella ragazza per poterci parlare. Parto a razza in discesa con il cassamanetta, ma poi dopo mi vedo, sventola la paletta. Signorina, mi scusi, pura formalità, può salire la porta, fare un giro in città. Mi dispiace, non posso, devo farlo il verbale, la ringrazio lo stesso, lei si può incamminare. La Vespa, mi fa girare la testa, una carena dura, motore da paura, che festa, l'estate sulla Vespa, un grano la marcia, e vien che si viaggia.